Cosa decidiamo durante un momento di comicità strepitosa. Simone Schettino! Innanzitutto, Walter, tu mi hai messo in difficoltà. Perché? Voglio dire, perché stasera noto un'eleganza straordinaria da parte di ospiti, soprattutto Gigi Armetto, che 4 mesi fa definissi innanzi alla telecamera il più bello di Gold Show. È successo qualcosa da questi 4 mesi, Gigi? Sta girando qualche virus, fratello caro. Tra l'altro, voglio dire, purtroppo il campionato di calcio è finito e mamma aspetta un pari mese per ricominciare, anche perché era rimasta l'unica distrazione, questa crisi che c'è stata in Mavrida, l'unica cosa era il pallone. Fateci caso, durante la tornata a Rumeni ci rimane la partita di pallone. I primi troglioni rasma, parliamo della partita che ci hanno visto. I lati troglioni rasma, parliamo della partita che ci hanno avuto. Oh, come stanno sotto i campionati? Chi accirà la moglie, chi affoga a mio padre? Chi la gente va in paranoia e non sapeva che fa. Tra l'altro il calcio è diventato veramente l'unica fonte di economia, ma non solo per le società e per i calciatori, pure per noi. Tutto quanto a prese scommesse, stiamo perdendo proprio il chiodo. E la gente sta scimunendo. Sapete solo fa che? Le mia cognata è un'impresa di costruzione, là da sera è a cena con altri imprenditori. Se uno di loro che aiutava in borsa, a un certo punto chi sta a tavolo, c'è vicino un compagno. Ma tu hai capito che un Nasdaq stasera ha perso 3 punti, nonostante stamattina stava a 1,30. Certo, mia cognata, ma che sono che quote che ti fotte? Io ne gioco mai perché ti schiattano la bulletta. Addirittura papà, là da volta a TG2 Parlamento, si è detto capro governo, Letta, che parlando di bilancio e debito pubblico ci sta poco da fare. Per risollevarci a livello finanziario bisogna sperare che l'Italia finisca in pareggio. Certo, papà, nemmeno pure la guerra, sai quando la bulletta, ma non si mi toffano. Tra l'altro, attenzione, noi per pensare pallone stiamo anche trascurando le nostre donne. E questo non è un bene. Cioè, l'unica volta che oramai a casa dialoghi con tua moglie è quando puntualmente passa innanzi al televisore durante la partita. E tu dici, uomo, stivi tanto pure a parlare, la prossima volta tutto tant'era tra noi, e poi bisogna dirlo. Non si può dare solo la colpa agli uomini, diciamo la verità, oramai in una famiglia italiana media 4 persone il dialogo non ci sta proprio più, perché oggi in una casa normale stanno 4 persone, allora i figli si stanno salando in coppa a Facebook, caspita, si chiappano a fe. O se si sta ogni tanto ci pensa e dice, ma quando è che ho appena fatto una cangotta? A sorrindo a che lato stanza, sta cantando a Nanza X Factor, una scopa a mano, come stesso pure questo là. A mamma in da cucina sta chiamando a Nanza, sono povero. Perché una signora sta suicidando. O padre in due salotto, a Nanza il televisore che è partito, e bulla! L'unica volta che si riunisce tutta la famiglia è quando manca la corrente. Stanno tutti quando a Nanza il contatore. Papà fa un presto, se una femmina coppa a fare, e bulla! E sei diventato. Tra l'altro, sì, no, lo so, è che purtroppo il contatto con il pubblico è così bello che hai molesto tu fa un culo allora, però già sta a chiare. E meno manco chiedo a Verona quando sai di sera e facete tanta gente. È straordinario. Tra l'altro, volevo dire, questo fatto del rapporto uomo-donna poi chiaramente sta andando in crisi, proprio perché non c'è più dialogo. A livello di separazione, diciamo, mi sa, la coppia svedese, diciamo, fumata proprio, no? Anche perché, e mo mi rivolgo alle donne, specialmente quelle sposate, ad capire una volta e per tutte, che noi uomini, specialmente in quei momenti là, siamo diversi da voi donne, proprio a livello fisico, no? In costituzione. Non è che se vostro marito una sera dice, ce la faccio, voi vado a impressionare, ci siete una comoro, ci siete una coccaro, no! Cioè è proprio diverso, a 20 anni l'uomo schiatta e saluta, fa che dico, vieni qua, vieni qua, e voi siete pure felici, no? A 30 anni va Tarzano un po' pulito, che è? A 40 già cominciano poco piano piano, che cazzo tuo dai 50 in poi, un po' che fa che le cose, poi bulla! Non è che vi dovete impressionare, no? Perché molte loro poi andate a pure recuperare un rapporto, oggi che fanno? Portano i mariti ruppi, o psicologo ancora più deficiente, che fa? Ma avete mai provato per risvegliare quegli istinti un filmetto pornografico? E tra stessi su DVD. Tu vai a casa, da sì, tu moglie da fianco, metti su DVD,
e avvia a mortificare in su televisore. I recerti totem là dentro che con 50 pollici già fai, metto pure 20 pollici a presso. Annunzia meglio il nuovo televisore a tre dimensioni, fai pure quelle cose, vira a ruolo. Intanto mogliere non sto più a fianco a te, e io trovo il psicologo e ho detto, ma sarà non me che non mi chiede che sei finito di tutto. Ha già fatto un vecchio a casa. E poi, specialmente dalle nostre parti, mo, la femmina quando vuole risvegliare l'istinto del marito fu sbaglio proprio più grosso che può fare, proprio l'opposto di quello che ha da fare. Gli preparo una bella cenetta. Allora tu già sei in coppo di vana la sera, e lo vengono e dice, guarda, ti ho preparato una bella cenetta, e bulletto, su questa televisione, se no te la schiatto in coppa, piglia una bulletta a vintana, senti da to. Allora tu da sì, dice, bulletto, inizia la cenetta, mi è surruti la santa, la vantina e i purpetti, braccio le sfuse, contorni a piacere e sei profitterò. Ma tu, se sarò pacino, a cominciare proprio a cagnare dai rapidi, tu vai a questo coppo di pane, e se tu, e se magari me ne fottere i bulletti. Da chi non vende la vostra sigaretta, mi disse proprio, tu bell'aereo solo con tu abbaccai. Mugliere, che fa? Vieni vicino e fa, amore, allora ti è piaciuta la cenetta? Oh, c'è proprio un tufato. E beh, allora, guarda, no, dico, a mille foglie, no, rimane in patina, non ce la fa. Ma se voi volete fare qualcosa con vostro marito, voi andate a preparare la stessa cena. A lasagna, il purpetto, il bracciolo, i condoni, i profitterò. Poi gli altri vicini a essi, me ne stanno coppa la poltrona, ci faccio la tura sotto un naso. Poi dici, ma se non facciamo qualcosa su tutta sta roba, gli altri andiamo a noi. E chi lo somma un culo? Chiaramente l'uomo italiano si sta spersonalizzando, non si capisce più a che razza appartiene. Una volta eravamo famosi per la nostra virilità, ma mo si portano stuomini depilati, avete mai visto? Senza un filombietto, si fanno la ceretta a ridupo poco. Oggi lo devo dire per chi ha una certa età e mai avrebbe pensato che si arrivava a questo, molti si depilano anche lì, al centro. È una nuova forma di alopecia. In che consiste? Su la stessa crema depilatore, aspetta una decina di minuti, grazie a Dio, poi fai i cubettini che e diventi completamente liscio. O ti metti un pannolino, fai una poppata con il però, fai un ventacolo che farfallino con il cariglione. Attenzione, per chi volesse provare su fatto stasera per la prima volta, che possa sempre qualcuno che ce ne voglia, non fate mai l'errore che fece quel tirchio per chiuso del mio amico Salvatore, che per sparagnare i soldi della crema depilatore usò il rasoio elettrico. O si sciuglia all'improvviso una siama, poi andà come dico che a mamma sa sabato adesso, che mamma fa? Signore, che nessuno se ne dispiace, se si c'è, parla sempre fa. Grazie! Simone Schettino è stato tutto l'anno con noi a Gol Show, l'applauso è per lui. Simone, Walter, è l'ultima puntata, io mi auguro che l'anno prossimo ci ritroveremo qua, anzi, a campionato prossimo. Però 20 secondi mi devi concedere un appello. Prego. A una parte di quei tifosi del Napoli, perché mi auguro che il campionato prossimo comunque vada a finire con qualsiasi allenatore, almeno una parte della tifoseria guarisca da una sindrome, la sindrome da Serie C. Allora in Serie C il Napoli c'è stato 2 anni nella sua lunga carriera per uno sbaglio, per una scellerata amministrazione da parte di alcuni dirigenti. La verità è che il Napoli dal 1926 a oggi per la stragrande maggioranza è stato in Serie A, quindi quando vi dicono ricordiamoci dove eravamo, rispondete in Serie A, siamo sempre stati. Ciao, grazie. Allora amici, lo dico agli amici da casa perché tra poco la stasera è questa sul serio, buona. Bellissimo. Allora, ragazzi, vi prego perché siamo in diretta. Allora, a voi in teatro, siccome abbiamo solo 2 minuti, vi invito a restare seduti. Siamo pronti al gran finale. Moggi, Malfitano
e compagnoni con Albino e Scozzafava ci daranno gli acquisti probabili, poi gran finale con Ramona Badescu che canterà Reginella e se Dio vuole ci daremo appuntamento all'anno prossimo. Quindi restate seduti perché sono solo 2 minuti e poi il gran finale di Goal Show tra poco. Fai gol anche tu.